Oggi una bella monstera. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi usiamo gli acquerelli per dipingere una foglia di monstera. Mi sono divertita a creare una composizione che avevo visto su una foto e che poi ho personalizzato e fatta mia dandole il colore, perché la foto che avevo visto era in bianco e nero, ma mi piaceva proprio la posizione che aveva la foglia in questa composizione. E allora, prima di spostarci a vedere come ho portato avanti questo acquerello, mi preme comunicarvi che vi aspetto sempre su Instagram, Pennello Bianco su fondo rosso, su Facebook, Pennello Bianco su fondo rosso, dove condivido i contenuti relativi ad Arte per Te, ma anche degli altri miei due canali. Ombretta, il mio canale di lifestyle, cliccatelo, trovate il link qua sotto, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele. Cercatelo sempre qui sotto in info box. Ora basta cianciare, attivate la campanella per non perdere i video futuri, iscriviti se non sei ancora iscritto e spostiamoci sul piano da lavoro per andare a creare la nostra monstera ad acquerello. Foglio di carta per acquerelli, matita B2, acquerelli e pennelli. Questi gli strumenti che ci serviranno per questo lavoro. Cominciamo a impostare la nostra foglia, che metterò un po' di traverso sulla composizione. Comincio ad impostare un po' per sommi capi e successivamente, come vedete, definirò quello che è tutto l'interno con le ramificazioni di cui adesso sto dando soltanto l'impressione. Una volta fatto questo, procedo col forare le foglie lì dove vorrò che insistano i buchi della monstera. Eliminerò l'eccesso di grafite tamponando con la gomma pane. Se non avete la gomma pane, strisciate la gomma classica con molta leggerezza sul foglio. Adesso comincio ad immettere dell'acquerello e sto andando per il momento bagnato su asciutto, perché sto procedendo con un acquerello molto leggero, lasciando in bianco le parti che vorrò far occupare dalle venature. Quindi piano piano andrò ad immettere pozzanghere di colore sul foglio asciutto ed eliminerò lì la grafite dove l'ho dimenticata. In questo modo farò la prima parte con una coloritura bella compatta e leggera, mentre adesso vedete su quella, bagnato su bagnato, andrò ad inserire le pozzanghere di variazione tonale, cioè le pozzanghere con un colore diverso. Quindi bagno il foglio col colore e poi inserisco il colore più scuro lì dove avevo precedentemente bagnato il foglio. In questo modo il colore si spanderà un po' a macchia e andrà ad occupare tutte le parti dove incontrerà maggiore umidità, dando una screziatura alla foglia che darà un sentore di verità al nostro bel dipinto. E proseguo così andando a inserire prima un verde di base e poi, modificando questo verde e inserendo su di esso dei toni di verde differenti, immastarditi anche con altri colori. Adesso andrò a scurire in prossimità delle venature e lì proprio accanto alla riga bianca andrò a far insistere un colore più scuro, proprio per rendere più aggettante quella parte lumeggiata.
Vado così a intensificare lo strato dei verdi e a modificarne anche le tonalità, inserendo verdi di tonalità via via differenti e immettendoli un po' a macchia, quindi non eseguendo delle campiture regolari. Proprio accanto ad ogni venatura bianca andrò a scurire particolarmente. Con un pennello più sottile vado ad apporre una maggiore quantità di pigmento che poi sfumo col pennello più grosso. In questo caso sto usando uno 02 e un 6 della serie Nettuno Tintoretto. Come vedete, col pennellino sottile sottile io vado lì nelle zone, per essere precise, stringere i ranghi delle lumeggiature. Mentre col pennello più grande bagno maggiormente e faccio spandere in maniera più aperta il colore. Intensifico i verdi lì dove voglio che ci sia un maggiore scuro, quindi vado di verde con blu e marrone. E come vedete, quando spennello il colore lo faccio così in maniera un po' disordinata, lasciando degli spazietti non colorati tra una passata e l'altra, in modo da creare una sorta di gioco, di vibrazione del colore. Già così con fondo bianco mi piace, ma oggi ho voglia di osare e voglio mettere un fondo rosso barra ciclamino alle spalle della mia foglia. E così inserisco questo colore in maniera un po' mélange, cerco di mischiare insieme del violetto, del rosso lacca e del borgogna in modo tale da far venire fuori questa tonalità di colore che contenga tutti e tre i toni. Riempio tutte le campiture e lascio asciugare tra una mano e l'altra, quindi do la prima mano, lascio asciugare, quindi rimpinguo con la tonalità che voglio prendere il sopravvento. In alcuni punti sarà il glicine, in altri sarà il ciclamino, ecco come in questo caso, espando così in maniera molto molto fluida su tutto il foglio.
Continuo così su tutto lo sfondo e mi fermerò solo quando sarò soddisfatta sia dell'intensità che del tono. Questo è un qualcosa di molto personale, quindi è inutile stare qui a tergiversare con spiegazioni che non vi servirebbero. L'unica cosa che vi raccomando è di rimanere sempre trasparenti e di non utilizzare l'acquerello come un acrilico, ma appunto sfruttarne le trasparenze. Una volta fatto lo sfondo, bilancio gli scuri della foglia che avevano perso di pesantezza visto che lo sfondo non era più bianco, aveva attirato a sé l'attenzione, e quindi bilancio quelle che sono le cromie di fondo scura e do qualche venatura sulla foglia. Venatura che si percepirà appena, ma che da vicino si vedrà e darà quel sentore di realistico alla pianta. Raddrizzo le venature, dando lo scuro tutto attorno ad esse, alzo leggermente di tono lo sfondo, dando un sentore più vivido e anche più caldo. E adesso eliminiamo lo scotch carta e rifilo tutto il disegno con un pennarello che ne contenga ben bene i margini. Io sceglierò un pennarello dorato della Stabilo. Mi piace questo oro ottone circondare il lavoro e una firmetta. Questo disegno potrebbe essere ancora continuato, ma di questo ve ne parlo subito dopo le foto. Se il video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione. Ciao, ci vediamo dopo! Che bello il nostro acquerello, guardate che bello profondo, vero? Mi è piaciuto esagerare con i colori. Nella fase preparatoria del dipinto, l'avrete visto sicuramente durante il video, c'è stato un momento in cui quasi mi stavo per fermare, fondo bianco e foglia appena accennata con macchie d'acquerello, però ho voluto
continuare e forse questo disegno lo farò stampare e continuerò a passarne, farò anche un altro ripassato tutto a penna, perché proprio mi piace quando lavoro fare delle variazioni sul tema. Io sono così, quando attendo ad un lavoro, e vi consiglio e consiglio anche a voi di esserlo, non mi fermo ad un tipo di lavoro e basta. Se un lavoro mi soddisfa, mi incuriosisce, mi piace o vorrei vederlo in diversificate forme, lo porto avanti finché ho saziato tutte le mie curiosità, però non mi va di guastare questo e così lo faccio stampare da un tipografo sempre sulla sua carta, porto l'album e me lo faccio stampare e dopodiché continuo a modificarlo secondo il mio estro e la mia curiosità. Spero di avervi dato un'idea per proseguire gli studi dei vostri lavori. Bene, se questo video vi piace, pollice in su, condivisione, mi raccomando, aiutate i contenuti puliti a veicolare sul web. Non fermiamoci a lamentarci di ciò che non va, ma facciamo in modo che le cose vadano. Quindi basta un mi piace, basta una condivisione dei video, non solo dei miei, ma dei video puliti e che voi reputate belli del web, per far sì che questi prendono il sopravvento sul trashume, perché trash non è bello, malgrado ce lo vogliano far pensare. E allora, mi raccomando, avete premuto iscriviti? Avete attivato la campanella? Bene, così sarete certi di non perdervi il prossimo creativissimo video di Arte per te. Io vi aspetto sempre qua. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!